In questo video parleremo di come impostare le dimensioni di un documento su Adobe Photoshop. Ora, la prima cosa da fare è andare su Crea nuovo e come potete vedere si aprirà questa finestra che ci darà tutta una serie di opzioni. Quindi le prime opzioni sono i tuoi elementi recenti, quindi le dimensioni dei documenti recenti che avete creato. Ora, per lo più, una delle cose che possono essere molto utili è usare uno dei preset che troviamo qui sopra. Quindi, come possiamo vedere, abbiamo diversi menu e in ognuno di questi menu ci sono tutta una serie di dimensioni e di preset specifici per certi ambienti. Quindi, ad esempio, per la stampa possiamo trovare il documento A4, quindi possiamo semplicemente cliccare su A4 e si creerà un documento di quella dimensione. E via dicendo per altri settori, come ad esempio quello della fotografia, quello della grafica e illustrazione. Quindi possiamo dare un'occhiata qua e possiamo selezionare uno di questi preset e inoltre a destra possiamo vedere come possiamo avere completa libertà di scelta su ognuno di queste opzioni per le quali andremo a guardare adesso. Ora, la prima opzione è il nome del documento, quindi se ad esempio digitiamo qui documento, questo qui sarà il nome che sarà di default. Ora possiamo anche decidere la larghezza e l'altezza del documento e possiamo anche decidere l'unità di misura, quindi di default di solito è in pixel, potete anche scegliere pollici, centimetri, millimetri, punti o anche pica. E in questo caso selezioneremo sempre pixel e daremo una dimensione di 500x500 in modo da creare un quadrato. Ora possiamo anche scegliere l'orientamento, quindi questo è l'orientamento in alto, mentre invece questo qui è la versione landscape, ovvero quello orizzontale. C'è inoltre questa sezione qui, che è delle tavole da disegno, lasciamo di default com'è. Possiamo anche scegliere la risoluzione, quindi se abbiamo bisogno di una risoluzione maggiore, come ad esempio nel caso della stampa, al posto di 72 magari vorremmo 300, possiamo impostarlo da qua. E qui possiamo impostare se la risoluzione è in pixel per pollice o pixel per centimetro. Ora lasceremo così, il metodo di colore è RGB di default, possiamo anche selezionare sì, 8 bit, 16 o 32, questo lo manteniamo, e anche il contenuto dello sfondo, il profilo del colore e le proporzioni dei pixel, che di solito sono opzioni più avanzate che solitamente non tocco quasi mai. Di solito l'unica cosa che modifico in un documento per la quale anche voi vi ritroverete nella stessa posizione è il nome del documento che potete cambiare anche dopo e la larghezza e l'altezza e anche l'unità di misura. Dopodiché queste cose possono essere anche modificate dopo, ma solitamente sono più specifiche. Ora clicchiamo su Crea e come potete vedere abbiamo creato questo documento. Ora, la prima cosa che vogliamo fare di solito è salvare con nome nella località che desideriamo. Quindi adesso abbiamo l'opzione sia di salvare i documenti sul cloud, quindi praticamente i documenti sono salvati sul cloud di Adobe, quindi non avrete il documento fisico nel vostro computer. Ma l'opzione più classica è quella di appunto salvare il documento sul proprio computer, che è l'opzione che andremo a utilizzare adesso e andremo qui su Desktop e selezionerò il formato Photoshop e come potete vedere qua posso cambiare di nuovo il nome, cliccherò su Salva e questo è sempre un ottimo modo di cominciare un progetto, ovvero di avere una copia salvata e quindi possiamo continuare da qui. Ora, un'ultima cosa che vi voglio mostrare per quanto riguarda le dimensioni del documento è che potete cambiarle anche successivamente, semplicemente andando su Immagine e poi cliccando su Dimensione Immagine. Ora, come potete vedere, avremo una finestra che è diversa da quella precedente, che però ci dà più o meno le stesse opzioni, quindi possiamo modificare sia la larghezza in pixel, come potete vedere possiamo anche usufruire di questa funzionalità che praticamente ci consente di cliccare su altezza e larghezza e modificarne
trascinando col tasto sinistro del mouse, possiamo modificarne i valori. E inoltre, come potete vedere adesso, man mano che modifico la larghezza, si modifica anche l'altezza ed avrà lo stesso valore. Se volete cambiare il valore, dovete cliccare su questa icona qua, che praticamente non vincola le proporzioni del documento. E quindi a questo punto potremo avere una larghezza diversa dall'altezza. Potete anche cambiare la risoluzione, e questo ricampiona è un'opzione più specifica, però diciamo che da qui potete modificare la dimensione dell'immagine senza dover andare a creare un nuovo documento da zero.